Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo presso il liceo classico Giacomo Leopardi di Recanati. In Aula Magna la mattinata è stata dedicata alla riflessione sul concetto di educazione alla legalità. Il 7 febbraio si celebra anche il Safer Internet Day 2023, la giornata internazionale di sensibilizzazione sui rischi della rete, istituita nel 2004 dall'Unione Europea. La Polizia Postale crede tantissimo nella prevenzione, il Safer Internet Day è un appuntamento irrinunciabile per parlare con i ragazzi dei rischi legati alla rete. Il fenomeno fortunatamente se aveva registrato un aumento, vi parlo dei casi trattati dalla Polizia Postale in tutta Italia, se aveva registrato un aumento nel 2021 rispetto al 2020, quindi pensiamo a una influenza della pandemia, delle restrizioni dovute alla pandemia, nei primi 9 mesi del 2022 ha registrato una diminuzione di casi. Quindi speriamo che la normalizzazione delle abitudini di vita dei ragazzi abbiano influito positivamente sulle loro interazioni sociali e quindi il fenomeno si sia attenuato e speriamo che continui così. Noi continuiamo la nostra opera di sensibilizzazione perché crediamo appunto molto nella prevenzione, nel far capire ai ragazzi quello che si può fare e quello che non si può fare online. È molto importante che noi ci soffermiamo a riflettere insieme agli studenti su questa emergenza, perché purtroppo il bullismo e il cyberbullismo in particolare sono diventati una vera e propria emergenza anche educativa. Tantissimi ragazzi, si leggono statistiche con 7 ragazzi su 10 che sono coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo, quindi è evidente che la scuola insieme a tutte le istituzioni in rete devono lavorare per sensibilizzare il più possibile i ragazzi su questo tipo di problematiche, far sì che questi ragazzi attraverso l'informazione, la formazione, attraverso anche delle azioni di sensibilizzazione, eventi anche come quello di oggi, ma anche attraverso la didattica quotidiana, possano appunto sviluppare queste conoscenze, capire, essere informati, saper diventare sempre più consapevoli e responsabili. È un tema molto delicato perché riguarda la commissione di reati in rete, quindi su diritti tra virgolette immateriali, come per esempio la tutela dell'immagine. La regione, che ha una delega in materia di sicurezza urbana e sicurezza integrata, vuole cooperare con le altre forze dello Stato, quindi le istituzioni scolastiche, le agenzie educative, la stessa Polizia di Stato, che ha una competenza specifica in materia di polizia postale, attraverso iniziative soprattutto dal punto di vista culturale. Oggi gli operatori, gli ufficiali di polizia indicheranno quali sono per esempio le condotte materiali che non possono essere adottate. Molto spesso per esempio lo stesso traffico, lo stesso invio di fotografie o di immagini può comportare la lesione di diritti di altre persone, quindi è importante che i ragazzi possano conoscere, possano sapere, al di là diciamo così, dell'esperienza concreta e personale, quali sono i percorsi per cui è pericoloso introdursi.